Questa regione notoriamente è una regione di interessi della criminalità organizzata e non di insediamento diretto. Viviamo ai confini con regioni che ovviamente hanno questo fenomeno molto più connaturato e instaurato. Oggi ai cosiddetti appartenenti alla criminalità organizzata quello che più preoccupa non è tanto lo scontare pene detentive o pecuniarie quanto l'essere avere sottratti i patrimoni che illecitamente hanno accumulato. Queste le parole del comandante regionale della Guardia di Finanza Flavio Agnello, intervistato nel corso del 245esimo anniversario della Fondazione delle Fiamme Gialle, che ieri pomeriggio è stato celebrato presso la caserma Giorgi all'Aquila. Per l'occasione sono stati presentati anche i risultati delle operazioni conseguite dalla Guardia di Finanza nel 2018 e nei primi 5 mesi del 2019. Una Guardia di Finanza assolutamente moderna, al passo con i tempi, che aggredisce i fenomeni illeciti sfruttando al massimo le tecnologie di cui oggi si può disporre, prima fra tutte le numerose banche dati delle quali disponiamo. I nostri settori nei quali interveniamo sono quelli che già conoscete, innanzitutto il contrasto alle grandi evasioni ed elusioni fiscali, poi il controllo della spesa pubblica e, non ultimo, anche il contrasto ad ogni forma di criminalità economico-finanziaria. Un indirizzo particolare ci viene dato per il controllo della ricostruzione post-sisma. Questa ricostruzione che, ahimè, va avanti già da un decennio, siamo oggi nel decennale del sisma, andrà avanti sicuramente per altri 5-6 anni perché le provvidenze ancora non sono state tutte spese e purtroppo porta con sé molte forme di malagestio. Tra i tanti aspetti che mettiamo in luce, soprattutto sul fronte della spesa pubblica, vi è anche quello dei danni erariali, che sono, come dire, una diretta conseguenza di molti reati. A presenziare l'evento ieri c'erano anche il procuratore regionale d'Abruzzo della Corte dei Conti, Antonio Giuseppone, e il procuratore generale presso la Corte d'Appello dell'Aquila, Pietro Mennini. La sinergia che si crea tra Procura Contabile e Guardia di Finanza è fondamentale. Nel 2018 la Procura regionale ha emesso 34 atti di citazione contestando danni erariali per quasi 25 milioni di euro o su impulso diretto della Guardia di Finanza o a seguito di indagini delegate dalla Procura alla Guardia di Finanza. Per me è l'occasione di ringraziare la Guardia di Finanza per l'opera di supporto che dà continuamente alla magistratura e l'occasione per ringraziare in modo particolare il generale Agnello e di salutarlo perché, come voi sapete, è in procinto di lasciare il comando regionale.